Il mio è un voto di astensione perché apprezzo il lavoro approfondito e compiuto. Così il consigliere provinciale del gruppo misto Francesco Lucacci, assieme ad altri tre, ha annunciato il suo voto di astensione al piano interprovinciale dei rifiuti. Stessa posizione per Lucia Tanti, Forza Italia PDL e Simon Pietro Palazzo dell'UDC. È un piano molto sognatore e poco concreto. La differenziata al 70% quando siamo al 38% è, come dire, un atto di speranza che non è della politica. Due punti però sono positivi e li abbiamo colti: la certezza circa la chiusura di Poderota ed una riflessione sull'ampliamento di San Zeno, che verrà certo migliorato come impianto, ma che potrebbe essere potenziato non a 75.000 tonnellate, ma a 55.000. Quindi questi due aspetti in qualche modo sono due aspetti che hanno rappresentato nostre battaglie importanti, le ritroviamo e quindi su questo ci siamo in qualche modo aperti ad una contrattazione anche con la maggioranza. Oggi abbiamo fatto qualcosa più per il nostro territorio che per la dipendenza storica da Firenze. Quindi questo è importante in chiave prospettica, quindi è per questo che siamo al servizio e rimarremo a disposizione dei cittadini che vorranno attraverso noi apportare le loro osservazioni. Hanno votato a favore invece i consiglieri di SEL che promuovono il piano per l'annunciata dismissione di Podere Rota e le previsioni su San Zeno. Unico voto contrario, quello del capogruppo della Federazione della Sinistra, Alfio Nicotra. Alcuni dati sono un po' truccati perché si prende come dati della produzione di rifiuti il 2010, che era ancora un anno di boom, e non quelli più recenti del 2012, che indicano una produzione minore dei rifiuti e una stabilizzazione di questa riduzione. Cosa serve questo, prendere i dati del 2010 e del 2012? Serve per giustificare da parte della maggioranza l'aumento del potenziale di incenerimento dell'inceneritore di San Zeno, dagli attuali 42.000 alle 55.000. Riteniamo una scelta sbagliata, per questo voteremo contro.